Bentornati sul canale Io Amo l'Italia. Oggi con le ultime notizie come: Fedez sempre protagonista. Il Metropolitan Museum di New York poco più di una settimana fa ci ha mostrato il rapper insieme a sua moglie, Chiara Ferragni. Elegantissimi, hanno sfilato sul red carpet come due divi hollywoodiane. Ultimamente però è spuntato il nome di un'altra donna che sarà presto al suo fianco. Qualche giorno fa era a New York accanto a sua moglie. Quel red carpet del Metropolitan Museum of Art di New York li ha accolti ed abbracciati come due divi di Hollywood. Bellissimi, mano nella mano, in un total black che ha esaltato ulteriormente la loro immagine. Rivedere Fedez, accanto a sua moglie, Chiara Ferragni, è stata una gioia per gli occhi e per il cuore. La recente operazione subita a causa della scoperta di un tumore aveva allarmato tutti. Il cammino verso una completa guarigione è ancora lungo, ma il Fedez apparso a New York fa sperare soltanto il meglio. Ed intanto lui prosegue con i suoi progetti lavorativi. Da qualche giorno il suo nome è stato ufficializzato in qualità di giudice della prossima edizione di X Factor 2022. Ma chi sarà accanto al rapper come giudice? Fedez, chi accanto a lui? Il nome di Fedez è stato al momento l'unico ufficializzato in qualità di giudice della prossima edizione di X Factor 2022. Per gli altri posti disponibili è cominciato il tradizionale Toto Nome. Quel che appare certo è che il talent show subirà un pressoché totale cambiamento, iniziando proprio dai giudici. Secondo le prime indiscrezioni soltanto Manuel Agnelli sarebbe sicuro di mantenere il suo posto. Chi allora per i due posti ancora disponibili? Fanpage.it prova a fare il punto della situazione riportando quanto anticipato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, che secondo le fonti del settimanale accanto al già ufficializzato Fedez, gli altri giudici prescelti per rilanciare il format sarebbero Ambra Angiolini, Manuel Agnelli ed il rapper d'Argentamico, amico e stretto collaboratore proprio di Fedez. Praticamente un poker d'assi, dove Ambra Angiolini ritroverebbe il suo amico Fedez, a pochi giorni dal concertone. Il suo saluto al rapper. Fedez ed Ambra Angiolini saranno due dei quattro giudici della nuova edizione del Talent X Factor. Il tutto a pochi giorni dal concertone del 1° maggio, dove dal palco di San Giovanni, la conduttrice Ambra ha inviato un saluto a Fedez, che aveva polemizzato per il suo mancato invito dovuto, forse, alle polemiche scaturite un anno prima dalle parole del rapper contro la mancata approvazione del DDL Zan, pronunciate proprio dal palco di San Giovanni. Prima di chiudere la serata, Ambra Angiolini ha detto che voleva lasciare con le parole di una poesia scritta da un amico del 1° maggio, dice così: buon 1° maggio e buon concertone a tutti. Avrei voluto essere lì, ma credo che il mio invito si sia perso. Lui è Fedez. Ciao Federico, come riportato da Today Spettacoli e TV. Una bella maniera per chiudere una possibile polemica e per riabbracciare un amico. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!